Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo al Passo del Lucomagno, siamo qui al confine tra Ticino e Canton Grigioni e da qui inizierà una bella camminata. Nel frattempo riforniamoci d'acqua e poi si parte. Guardate qua lo spettacolo della cascata che viene direttamente fuori dalla montagna. L'acqua sgorga bella fresca e poi va a riempire il lago, che adesso vi metto qua in sovraimpressione il nome di questo lago. Bene, siamo qua al bivio, vediamo cosa dice il cartello. Ci troviamo a Valtermine, siamo a 1924 metri e il nostro obiettivo è Passo dell'Uomo, che qua dà a 50 minuti. Ci lasciamo il lago qua alle nostre spalle e proseguiamo nel cammino. La giornata si sta aprendo, sta facendo un bellissimo sole e intanto si vede anche il Passo dell'Uomo qua davanti, che è quella conca là, che è dove dobbiamo arrivare. Siamo a 2200 metri sopra il livello del mare e mancano solo 5 minuti al Passo dell'Uomo. Eccomi qua in cima al Passo dell'Uomo, sono finalmente arrivato, siamo a 2218 metri. E qua c'è questa capanna, questo rifugio abbandonato sembra. Andiamo dentro a vedere un secondo. Sembrerebbe una malga per animali. Infatti qua c'è anche l'abbeveratoio qua in fondo. Bene, dai, soddisfatto di questo giro. Siamo in Alto Ticino, qua vi ricordo, al confine con il Canton Grigioni. Qua c'è l'abbeveratoio, però sembrerebbe tutto abbandonato. Vabbè. Piccola siesta, rifornimento e poi scendiamo giù. Bene, rientriamo dal ponte tibetano, mini ponte tibetano. Tra l'altro qua è un'acqua verde acqua, bellissima. Tibetano che traballa un po'. Comunque qua dal Passo del Lucomagno è tutto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!